Uno degli errori più grandi che ho fatto è assumere persona per necessità. Quando avevo magari urgenza di assumere qualcuno, ho preso la persona che ho trovato senza aspettare di trovare quello giusto. E quelli sono stati proprio le volte in cui ho sbagliato maggiormente l'assunzione. Mai più farlo. Ciao amici imprenditori, in questo video parleremo di come assumere collaboratori giusti e fidati. Questa sfera del business è senz'altro una delle più delicate e forse più difficili da padroneggiare. Scegliere il collaboratore giusto infatti non è solo una questione di misurare le sue competenze tecniche. Dobbiamo essere soprattutto in grado di capire il suo mindset, i suoi valori, il suo atteggiamento. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Se abbiamo un'azienda dove è normale essere reperibili a tutte le ore, 7 giorni su 7, mentre il nuovo candidato è abituato a staccare il telefono alle 18 del venerdì e riaccenderlo alle 9 del lunedì mattina, dobbiamo scoprirlo al primo colloquio conoscitivo, perché per quanto sarà capace dal punto di vista tecnico, non sarà la persona adatta per lavorare nel nostro team. Nella mia storia imprenditoriale ho assunto probabilmente oltre 500 persone e una delle doti che mi riconoscono i miei manager è che difficilmente sbagli un'assunzione. Ora, sinceramente, a mio parere non è così, o forse ormai è proprio così, perché in passato ho sbagliato un sacco di volte e ho sempre cercato di imparare qualcosa dai miei errori. In base alla mia esperienza posso dire che il segreto per trovare i collaboratori giusti è creare un adeguato processo di assunzione. Per prima cosa è fondamentale scrivere un annuncio di lavoro estremamente dettagliato, e questo per due motivi. Prima di tutto perché se scriviamo un annuncio dettagliato siamo costretti a mettere perfettamente in chiaro, soprattutto con noi stessi, le caratteristiche della persona che stiamo cercando, quali saranno i suoi ruoli e le sue mansioni, identificando fin dall'inizio il profilo che stiamo cercando. Il secondo motivo è che un annuncio dettagliato scoraggia quelli che fanno spam con il proprio CV e fa capire alle persone che si rispecchiano in quell'annuncio che stiamo cercando esattamente loro. Sentiranno apprezzata la loro professionalità e arriveranno al colloquio con la giusta predisposizione verso un'azienda così attenta alle persone. Poi ci sono due step il cui ordine può essere anche invertito, ma che necessariamente non possono mancare nel processo di selezione. Una prova pratica e un round di 2-3 colloqui con persone diverse del team. La prova pratica serve ovviamente a misurare le competenze tecniche del candidato e può essere inserita nel processo in risposta alla ricezione del CV, quindi nella primissima fase iniziale, oppure in mezzo ai round dei colloqui di esclusione. Per quanto ci riguarda, di solito l'ordine dipende dalla caratura del ruolo che stiamo selezionando. Tendenzialmente quando il livello è più basso, il numero di CV che si ricevono è molto elevato e una prova pratica a dimostrazione delle competenze tecniche taglia fuori una grossa quantità di candidati fuori target. Viceversa, quando stiamo selezionando un manager o una persona di un livello più elevato, la prova pratica viene svolta tra un colloquio di esclusione e l'altro. Comunque, a prescindere da quest'ordine, il primo colloquio conoscitivo di 15-20 minuti è un momento determinante del processo di selezione, perché da quel quarto d'ora dobbiamo far uscire una parte del mindset della persona che abbiamo davanti e capire se può essere adatta al nostro team. Ovviamente non lo capiremo definitivamente in 15 minuti, ma quei 15 minuti servono per capire chi di certo non è adatto per occupare quel ruolo. I vari colloqui che vengono svolti quando si seleziona un nuovo candidato non servono per assumere, servono per escludere le persone fuori target e individuare la rosa dei finalisti, quelli che sposano maggiormente le caratteristiche della persona ideale. Un'altra delle cose che non deve mancare nel processo di selezione è un colloquio con la persona o le persone che si troveranno a lavorare a diretto contatto con questa nuova persona. Anche questo colloquio non deve servire solo a misurare le competenze che magari una persona nello stesso ambito può comprendere meglio di noi, deve soprattutto scoprire il mindset, l'atteggiamento e il modello comportamentale del candidato. L'azienda è un po' come uno spogliatoio, del clima che si crea tra le persone è fondamentale per far funzionare la squadra, quindi il parere dei colleghi è molto importante nel processo di selezione. Ci sono poi altri suggerimenti che potrei dare partendo dagli errori che ho commesso, ma già mettere in pratica questi 4-5 step che ho elencato ci permetterà senz'altro di selezionare le persone giuste per la nostra azienda. Per completare il discorso sarebbe necessario parlare anche dell'employer branding e capire anche la lista delle domande da fare al colloquio di selezione, ma di questo parleremo un'altra volta. Ci vediamo alla prossima puntata di Una Vita d'Impresa.